Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Spero che si veda bene, altrimenti aspettate un attimo. Clish, clash, clash. Si vede ancora peggio. Si vede meglio, sembra che si veda meglio. Comunque, questo video invece è il video letture del mese di gennaio. Prima parte la registro qua, in questo ambiente che vedete, perché praticamente non potrò riportarmi su tutti i manga. In questo momento sono in ferie, mi sono portato qualche manga giù, qualcuno l'ha acquistato e l'avete visto nel video acquisti di gennaio, ma non ci perdiamo in chiacchiere perché andiamo subito al sodo. Quindi cominciamo col video. Sayonara. Partiamo con Mashle volume 2. Mashle, che è un volume che mi è stato consigliato da Antonio, uno dei ragazzi che appunto segue il canale ed è iscritto anche al gruppo Telegram. Ragazzi, c'è il link in descrizione. Iscrivetevi al gruppo Telegram se vi va. E lui mi ha convinto e quindi di conseguenza ho preso anche il volume 2. Al momento non me ne sto pentendo, Antonio, attenzione, perché è un manga leggero, un manga che comunque si legge per farsi due risate e prende in giro quello che è il mondo di Harry Potter. Già l'abbiamo detto, nel primo pezzo abbiamo visto come il nostro protagonista riesce a far sì che la forza possa sovvertire quello che è l'ordine naturale che c'è a Hogwarts della magia, e comunque far uso della forza, appunto, togliendo la magia in generale. Lui non la usa perché non la può usare e ci facciamo qualche risata. Ma in questo volume 2 arriva qualcosa di un po' più interessante verso la seconda metà del volume, forse l'ultimo terzo, dovrei dire, del volume. Comunque ci vengono mostrate le tre casate. Qual è la differenza tra le tre? Come mai si viene smistato in una piuttosto che in un'altra? Quindi qualcosa di interessante in questo volume 2 è uscito. Poi abbiamo, quello lo metto per ultimo, questi due perché sono volumi 1 e volume 1, Blue Lock volume 5. Sapete già della mia passione per Blue Lock, ma non per il calcio. Quindi questa è una cosa particolare, perché se a una persona piace il calcio e poi legge Blue Lock è abbastanza scontato. Perché? Perché giustamente è già amante del calcio, puoi fornirgli qualsiasi cosa. Se poi ama anche i manga, metti insieme le cose ed è facile andare avanti. Invece secondo me Blue Lock, visto che ci ho fatto anche un video particolare, è proprio studiato diversamente, è studiato sì sul calcio, ma è studiato su alcune cose che sono ormai all'apice dell'interesse comune. Sembra quasi il calcio è una cosa che interessa il mondo da anni e anni e anni, ma come sono stati furbi perché hanno inserito insieme al calcio il Battle Royale che ultimamente va sempre più di moda. Basta pensare ai videogiochi che quasi tutti si stanno trasformando in Battle Royale. Parliamo di Fortnite, parliamo di God, parliamo di Apex. Alla fine vinci uno solo e tu sei tentato a voler vincere per forza. Io sono uno di quelli che gioca al primo dei tre titoli, ho giocato anche gli altri due, ma adesso fermo sul primo dei tre titoli. Comunque, Blue Lock è interessante perché all'interno trovate anche altri spunti che vi lascio il video così andate a vederveli tutti. Riguardano i 300 spartani, secondo l'idea che mi sono fatto leggendo i primi due volumi. Poi, ovviamente, sono arrivato al quinto e volume dopo volume mi è piaciuto sempre di più. Poi andiamo avanti perché ho Die Dark volume 1, nuova opera di Kuwa Yashida. È molto interessante. Perché? Perché c'è questa particolarità: le ossa di questo ragazzo possono far esprimere qualsiasi desiderio, quindi questo ragazzo è continuamente e costantemente sotto l'occhio del ciclone. E quindi, e vabbè, poi il tratto di Kuwa Yashida, io vorrei farne un focus on, non so se riuscirò a farlo, però sempre da trovare la tavola che ho trovato quando vi ho mostrato il video acquisti, così che non sia troppo 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 da mostrare. Questa qua, il tratto per chi ha letto Doro e Doro lo conoscete. Per quanto riguarda, credo, in generale, proprio la trama, comunque come si snoda il manga, più o meno sarà non la trama, ma il modo in cui si snoda. C'è questa parte divertente unita sempre a questa parte un po' splatter, e quindi deve piacere. Ecco, qua è uscita, deve piacere. A me Doro e Doro sta piacendo, sono un po' indietro con le letture, però mi sta piacendo. Ho visto tutto l'anime e mi è piaciuto, e di conseguenza ho deciso di recuperarlo. Poi le tavole valgono tutto il resto. C'è una trama molto particolare in Doro e Doro, quindi anche io adesso voglio scoprire cosa è successo e di conseguenza lo sto leggendo. Qua invece bisogna capire come mai, perché nemmeno il ragazzo sa tutta sta tiritera. Vogliamo capire come mai chi sarà ad esaudire questo grandissimo desiderio, che è quello di poter realizzare tutto quello che si vuole. Poi ho So Far So West volume 2 di Luciano Damiano, bellissimo ragazzi. Per chi non ha letto il primo ve lo consiglio, il prezzo di copertina è di 8 euro, è un'autoproduzione, mentre il primo volume lo trovate anche con Shockdom, ma forse adesso è tutto suo. Quindi se andate sul sito, se scrivete su Google So Far So West, trovate il sito ufficiale, o comunque provate a scrivere a Luciano su Instagram, è sempre molto disponibile, vi darà le indicazioni. Dovrebbe essere anche disponibile in fumetteria con edizioni Star Comics, come smista, non mi viene il termine. Comunque sì, lui ci pensa lui. Andiamo poi con
Frieren, volume 1 e volume 2. Bello, 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 molto interessante. Perché? Perché partiamo dalla fine di un viaggio e poi facciamo un altro viaggio. Ecco, infatti si chiama oltre alla fine del viaggio, ma ripercorriamo qualcosa che è successo in quello precedente. È interessante perché nel volume 1 ci viene un po' data la malinconia di quello che è il viaggio che è stato, e nel volume 2 cominciamo invece a capire man mano delle novità. La protagonista all'inizio è un po' apatica, già l'ho detto questa anche nel video acquisti perché comunque l'avevo già letto, ma dopo ci svela qualcosa di molto interessante, ma già nel mentre nei primi due volumi se anche come diciamo guscio c'è questa apaticità, in realtà è molto molto profonda. Ma perché? Perché bisogna anche mettersi forse nei panni di chi può vivere migliaia e migliaia di anni rispetto a chi semplicemente ha forse 100 anni di vita, ecco. E allora la differenza di come si percepisce il tempo, di come si percepiscono le varie cose, di come una cosa possa influire sull'altra. Questa è molto interessante per quanto riguarda Frieren volume 1 e volume 2. E adesso andiamo con l'ultima lettura che vi mostro al momento, poi ovviamente ci sarà lo switch, sempre con il click. Ci vedremo a fine mese quando registrerò l'altra parte e vi parlo di Star Wars Darth Maul, figlio di Dathomir. La prima parte di questo volume è ambientata durante la minaccia fantasma, mentre la seconda è durante Clone Wars. Per chi non lo sapesse, come me magari che ho fatto la scoperta dell'acqua calda, Clone Wars è una serie canonica, quindi di conseguenza vedendo Clone Wars vedrete delle cose che vi sono mancate durante la visione dei film. O comunque ci sono delle serie a fumetti che sono anche quelle canoniche, potete recuperare dei volumi. Mi dispiace perché i volumi di Star Wars e i volumi di Darth Vader, Darth Vader per qualcun altro, la prima parte sono tutti esauriti. E si fa molto fatica a recuperarli, però potete recuperare gli spillati che ci sono adesso, che sono sempre Star Wars, che all'interno racchiude anche Darth Vader. Io sono indeciso se recuperare gli spillati o comunque aspettare i volumi, e potete anche recuperare l'Alta Repubblica, che comunque è una serie canonica. È diventata canonica, ci sono 10.000 romanzi, alla fine hanno deciso di mettere insieme qualcosa di tutti questi romanzi che ci sono in giro di Star Wars e di crearne delle serie canoniche. Comunque ci sono anche tante miniserie che anche quelle sono canoniche e vanno ad approfondire alcuni personaggi. Io penso che il prossimo mese comunque ne arriverà un altro. Ma a proposito di Darth Maul, figlio di Dathomir, ragazzi, bellissime le tavole che ci sono all'interno, è proprio bello perché viene mostrato il personaggio. Beh, un personaggio che mi è piaciuto particolarmente anche se si è visto poco. Questa è una delle tavole, vi mostro qualcosa perché è completamente diverso rispetto a chi è abituato a leggere manga. Poi andiamo davanti a un tutt'altro tipo di carta, si va a tutt'altro tipo di qualità, ragazzi. È vero che costa un occhio della testa, secondo me, però c'è anche qualcosa che costa di più, così come qualcosa che costa di meno, ma ne vale veramente la pena. Ora, io vi devo salutare, vi devo dare appuntamento alla seconda parte del video semplicemente scoccando le dita, quindi ci vediamo tra un millisecondo, click. Ed eccoci qua nella seconda parte del video letture. Ci sono state un po' di letture anche in questa seconda parte, quindi vado subito a parlarvi di quelle che sono i manga letti, ecco. Partiamo da Chainsaw Man volume 7, l'ho letto proprio stamattina, quindi è fresco di lettura. Devo dire che il volume in sé non mi ha fatto impazzire, quindi l'ho letto abbastanza velocemente, veramente in pochissimo tempo. È perché non mi ha fatto impazzire? No, perché non c'è tantissimo da leggere. Ci sono dei personaggi che sono stati inseriti abbastanza fighi, tra cui la signorina nel retrocopertina e un altro che è detto Santa Claus. Che cosa è successo? Il volume si chiama In Sogno. È successo che il nostro protagonista è al centro, è l'obiettivo di molti sicari, tra cui forse i più forti del mondo, se non proprio i più forti del mondo. E quindi dobbiamo capire come riusciranno gli altri a proteggerlo, come si proteggerà e cosa succederà un po' tra questi vari sicari che sono arrivati proprio per portare via la testa di Denki, o meglio che la testa, il cuore di Denki. Poi abbiamo Gundam Rebellion 0083, qualche anno dopo quello che è l'annata più conosciuta 0079, parliamo dell'Universal Century. Ragazzi, potete recuperare l'anime che dovrebbe essere ancora disponibile, Origins, nei vari OAV su Netflix. Sono 6 OAV, mi sembra, di un'oretta e passa, dove ci sono spiegate le origini, o comunque dove ci sono, cioè Gundam Origins. Poi dopo c'è anche l'altro che è Gundam e vi godete o la serie completa oppure i vari film che sono stati tratti, così stringono un po' il brodo. Comunque qua vedremo che la volontà di Zion non è ancora venuto meno, c'è ancora qualcuno che vuole riportare su quello che è il vero volere di Zion. Per chi conosce la storia di Gundam, in pratica Zion, che era una colonia, si ribella all'organizzazione terrestre e crea una dittatura. Ecco, poi nel caso, se doveste andare a guardare Gundam, capirete che c'è tanta politica sotto, comunque tanta realtà mascherata un po' da robottoni, ecco. Però ovviamente i robottoni sono al centro della
del volume al centro dell'opera, e noi avremo come protagonista un collaudatore di mezzi, quindi proprio un collaudatore di tali Gundam, che finalmente riuscirà a pilotare il suo primo Gundam a un certo punto del volume. Ma non posso dire altro, vi dico solo che troveremo sia dei nuovi Gundam che dei Gundam vecchio stile, e la cosa sarà un po' nostalgica. Poi Record of Ragnarok volume 6, qui prosegue lo scontro tra Ercole e Jack lo Squartatore. Io da questo punto di vista faccio il tifo per Ercole, anche se in realtà remo contro la mia causa, perché dovrebbe vincere Jack, ma sappiamo tutti che Jack non è stato proprio il fior fiore delle personalità per quanto riguarda la storia umana e del genere umano. Ma ci sono cose molto fighe all'interno di Record of Ragnarok. Vabbè, il fatto che sia tamarro è il punto cardine, ma ci viene raccontato un po' della storia di Ercole, quindi tratta della mitologia greca, e Jack continua a usare armi su armi proprio improponibili, strane ma proprio fighe. E a proposito del fatto che ci venga mostrato un pezzo della mitologia greca, anche Ercole ricorrerà a qualche tecnica molto particolare. Poi abbiamo Eshield 21, qui i Demon Devil si scontreranno, perché nel futuro americano c'è un vero e proprio scontro con l'Oyo White Knight, che è praticamente la squadra più forte in assoluto che c'è al momento, penso, nel campionato. Comunque, battuta quella, hai vinto quello che è il torneo. In realtà l'Oyo White Knight è imbattuto, e non solo è imbattuto, ma non ha ricevuto nemmeno un punto fino ad ora fatto tramite touchdown. Quindi se il touchdown è l'azione che ti porta a maggior punteggio all'interno del football, non ha ricevuto nemmeno uno, vorrà dire che gli altri li ha stracciati praticamente proprio di gran lunga. E invece i nostri demon dovranno trovare il modo non solo di fare touchdown, ma di vincere. Perché? Perché non basta fare un touchdown per vincere contro l'Oyo, o comunque vincere in generale, a meno che tu non hai una difesa serratissima, dovranno capire come farlo. Quindi secondo me, al centro di tutto, a parte il nostro Senna, che è appunto il running back e il protagonista della storia, ci sarà sicuramente Ruma, che è uno dei personaggi più interessanti di Eshield 21, ma che è il quarterback e quindi gestirà tutto, sia l'attacco che la difesa. Poi andiamo con Doro Edoro, ancora non so come si pronuncia, volume 4, caccia allo stregone. Caccia allo stregone, volume 4, comunque. Che cosa vi devo dire? La storia di cui è uscita è molto stramba. Siamo sempre alla ricerca del colpevole, di colui che ha trasformato il nostro protagonista in l'uomo lucertola, e dobbiamo capire chi è l'uomo che si vede all'interno della testa dell'uomo lucertola. Comunque la storia prosegue, comunque le indagini proseguono, e non prosegue solo quello. La cosa bella di Doro ed Oro, che comunque nella parte thriller, quindi nella parte dove c'è l'investigazione, non è thriller, nella parte dove si va a scoprire man mano quello che è successo, c'è anche la parte divertendo, la parte non ci azzecca nulla con la storia, ma che comunque diverte, fatta dai co-protagonisti. Poi abbiamo Drifting Dragons volume 4. Come sapete, Drifting Dragons è un manga che mi piace leggere perché è bello, è proprio bello, secondo me i disegni sono belli, e belli 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 da vedere. Guardate qua abbiamo addirittura scoperto la fotografia, e poi abbiamo scoperto una visione dei draghi diversa rispetto a quella che avevamo di solito fino ad ora, grazie all'equipaggio della Queen Zaza. Quindi troveremo una persona che all'inizio sarà per noi un po' troppo snob, ma dopo ci farà vedere i draghi da un'altra prospettiva, e veramente ci farà apprezzarli come se fossero delle creature reali. Finiamo la seconda parte del video letture con One Piece volume 97. Qui scopriremo un po' di più com'è strutturato l'esercito di Kaido, perché si parla di un vero e proprio esercito, di come si può rankare, livellare all'interno dell'esercito di Kaido, e di quali sono le differenze tra coloro che hanno ricevuto gli Fruity Smile, e non solo, perché tante cose vengono svelate in questo volume. Comunque la cosa più importante è che c'è un'incursione all'interno, o comunque sull'isola degli orchi, ma non so se posso fare tanti spoiler, diciamo che il piano non va proprio come dovrebbe. Non solo Rufy e qualcun altro mettono un caos assoluto dove in realtà dovevano passare in silenzio, ma qualcun altro viene scoperto da una personalità molto importante. Il piano potrebbe saltare, io non lo so, perché in realtà sono ancora ignorante per quanto riguarda, ignoro proprio ciò che succede dopo. Ho visto qualche spoilerino, ma nulla di particolare, quindi sono col fiato sospeso per capire come faranno ad arrivare al loro obiettivo in maniera bella dritta. So un po' cosa succede, ho visto varie immagini e non solo, però
diciamo che non so la parte di mezzo, che forse è quella più interessante. Allora ragazzi, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi ringrazio per essere arrivati alla fine, vi ricordo di mettere un bel like, di dirmi anche voi cosa avete letto, cosa non avete letto, quali letture condividete con me e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, è importantissimo, iscrivetevi al canale. Io vi saluto come sempre, vi do appuntamento al prossimo video e vi dico sayonara!